Giorgio Fallini, attualmente lei è assessore con delega all'urbanistica, pianificazione territoriale, attività produttive, viabilità, trasporti, traffico, ma dal 2006 al 2011 si è occupato anche dell'ambiente e della nettezza urbana. Può ripercorrere a grandi linee l'attribuzione del bando a Sangalli che fu fatto quando la delega era sua? Sì, dunque, nel 2009, se non ricordo male, era in scadenza il precedente appalto per quanto riguarda la raccolta rifiuti e la pulizia strade e io che ero l'assessore all'ambiente ai tempi, decisi insieme al resto dell'amministrazione di far uscire un nuovo bando, inserendo anche delle piccole modifiche rispetto ad alcune cose del passato, come adesso mi viene in mente, non so, l'apertura della piattaforma ecologica il sabato e la domenica mattina, un cambiamento sui tempi di pulizia delle strade, di alcune rispetto ad altre, in modo da razionalizzare e così via. Allora, questo bando che è stato fatto avevano partecipato due aziende, tra cui una era la Sangalli. Il bando è stato assegnato da parte della Commissione all'altra azienda perché aveva fatto un'offerta migliore sia in termini di servizio, sia in termini economici. Quindi è stata fatta l'assegnazione provvisoria a quest'altra ditta che, se non mi ricordo male, si chiamava Ideal Service di Udine. Li abbiamo anche incontrati questi perché loro dovevano prendere il servizio, diciamo così. Se non che la Sangalli ha fatto ricorso al TAR per una presunta irregolarità nell'offerta presentata da questa Ideal Service, in cui sostanzialmente non avevano tenuto conto di alcuni costi. Il TAR, a seguito di questo ricorso, ha eliminato la Ideal Service dall'elenco delle imprese che partecipavano e quindi di fatto ci siamo trovati con la sola Sangalli a cui abbiamo dovuto assegnare l'appalto. Tra le altre cose, a quei tempi era stato anche oggetto di una polemica perché io avevo dichiarato alla stampa, quando ho visto che c'era stata l'assegnazione provvisoria dell'Ideal Service, che la cosa per me era una cosa positiva, che cambiassimo gestore, non perché ce l'avessi in particolare con la Sangalli, ma perché credo che dopo 5-10 anni che un'azienda lavora in comune, il cambio possa portare anche dei miglioramenti dal punto di vista delle dinamiche e dei servizi che si vanno a gestire. Ecco, quindi, per riassumere, diciamo che quell'appalto alla Sangalli è stato dato perché il giudice sostanzialmente ci ha costretto a darlo, nel senso che noi non potevamo far altro che accettare la sentenza del TAR e quindi assegnarlo all'unico rimasto in gara, che era la Sangalli. Ok, se come avete dichiarato in Consiglio Comunale siamo arrivati in maniera prematura a fine mandato, quale aspetto del suo assessorato rimane incompiuto rispetto agli impegni presi con gli elettori? Ma qui diciamo, le cose sono parecchie perché naturalmente un programma che si basava su una durata di 5 anni, diciamo, ha visto alcune cose partire subito, altre cominciare a essere programmate, però che non hanno ancora visto la luce, diciamo così. Tra questi cito per esempio il rifacimento completo di via La Stazione e della zona che sta attorno alla stazione ferroviaria di Seggiano, cito l'interramento della Cassanese, pur non essendo un'opera a carico nostro ma fatta da Breving, però noi abbiamo, diciamo così, il compito di controllare l'esecuzione e soprattutto definire con gli esecutori gli assetti finali che porterà quest'opera, per esempio tutta la zona sopra la galleria, come dovrà essere attrezzata, che tipo di strutture deve avere, eccetera, eccetera. E così una serie di altre cose, lo spostamento della piattaforma ecologica, per esempio, dalla sede attuale a Seggiano, per esempio il completamento del parcheggio di Limito che è stato finanziato dall'Unione Europea, della Regione Lombardia e così tante altre cose insomma, che c'erano in ballo, anche perché la pianificazione, per non dire la parola stessa, insomma, è una cosa che richiede tempi lunghi, che viene fatta su tempi medi lunghi, quindi è chiaro che alcuni aspetti che hanno bisogno di discutere con gli operatori, quali progetti, eccetera, eccetera, diciamo, hanno tempi di incubazione piuttosto lunghi e questi restano tutti al ballo sostanzialmente, nel senso che alcune cose che pure erano già pronte per poter essere portato in Consiglio Comunale, a questo punto il Consiglio Comunale con le dimissioni del sindaco, verrà sciolto da un decreto del Presidente della Repubblica, verrà nominato un commissario, quindi non c'è data più possibilità di completare queste cose. Io spero che comunque dalle prossime elezioni venga mantenuta un'amministrazione di centro-sinistra, perché in questo modo avremmo anche la possibilità di portare a conclusione. Non so se io sarò ancora assessore, se non lo sarò, questo si vedrà come finisce la questione, però sicuramente chiunque venga a sedersi su questa sedia oggi un po' che scotto un pochino, diciamo così,
diciamo, se è della nostra parte politica, sicuramente diventa anche più facile fare un passaggio di informazioni, di consegne, di condivisione di scelte fatte o da fare. Quindi sinceramente spero che la gente, quando andrà a votare a maggio, non si faccia deviare da sirene che dicano ah, sono tutti ladri, sono tutti uguali, eccetera, eccetera, anche perché la giunta non è stata accusata di niente, quindi non c'è nessun atto che noi abbiamo fatto che è sbagliato. Se poi il nostro rappresentante, il sindaco, che le forze politiche, ma anche i cittadini hanno scelto, ha fatto una cazzata risolvendo alcuni suoi problemi privati, diciamo così, con delle scelte che sono assolutamente inconcepibili dal mio punto di vista, beh, questa è una responsabilità sua, non può essere attribuita agli altri che invece anzi hanno cercato di garantire una visibilità e una trasparenza in tutte le scelte che venivano fatte. Ok, ultima domanda. Se le elezioni si svolgeranno veramente a maggio 2014, mi dà almeno 3 buoni motivi per votare ancora la lista per Pioltello? Diciamo, la lista per Pioltello è nata nel 93 sull'onda di Tangentopoli, mm-hmm. quindi è come se avessimo fatto un percorso, un circuito, no? Siamo partiti da Tangentopoli ed arriviamo a un'altra forma simile, no? Anche se, come dicevo prima, è molto diverso la Tangentopoli degli anni 90, in cui anche a Pioltello erano coinvolti non solo i politici ma anche i funzionari del comune, nel senso che alcune pratiche sono state, come dire, oliate, no? Come si dice, perché avvenissero. Oggi non c'è nessuna accusa all'amministrazione di avere fatto atti sbagliati di parte o come si vuole chiamarli. I motivi stanno tutti in questa cosa qua, cioè la lista più Pioltello è nata come reazione dei cittadini a una politica che negli anni 90 era la spartizione, erano le bustarelle, queste cose qua. Oggi ci troviamo, nostro malgrado, senza colpe, coinvolti in una vicenda simile, anche se diversa. Io credo che noi manteniamo intatto la nostra capacità e la nostra rivendicazione del fatto che qui siamo qui a fare un servizio per la città. Non ci interessano le poltrone, tant'è che in 20 anni non abbiamo mai rivendicato nessuna poltrona particolare, non abbiamo avuto mai il sindaco, non abbiamo mai avuto il vice sindaco, non abbiamo mai avuto nomine negli enti collegati, eccetera, eccetera. Noi crediamo che i motivi che c'erano allora ci sono tutti ancora oggi per votare la lista. Non rispondiamo a logiche di partito, non prendiamo ordini da nessuno, e questo è un altro elemento, credo, che ci fa dire che le scelte che noi facciamo, condivisibili o meno, sono comunque il risultato di un'elaborazione nostra, autonoma, che facciamo nell'esclusivo interesse dei pioltellesi e di Pioltello, dal nostro punto di vista. Poi le scelte possono anche essere condivise da altri, si possono anche fare degli errori, ci mancherebbe altro, nessuno è perfetto, nessuno nasce imparato, come dire, no? Ma sicuramente l'obiettivo in cui noi ci muoviamo è quello di dare un'amministrazione alla città che faccia gli interessi dei cittadini, e questo credo sia l'elemento principale. D'altra parte, se invece di guardare quello che dicono qualche giornale, qualcuno che cavalca, insomma, questa situazione, si guardasse come è cambiato Pioltello in questi 20 anni, e dal mio punto di vista migliorato, mi spiace solo che non vediamo che cambiamenti che ci saranno nei prossimi 2 anni con la fine di tutte le opere viarie che sono in corso, credo che abbiamo un'altra città di fronte a noi. Ora, si può anche fare meglio, non c'è dubbio, no? Però io credo che noi abbiamo garantito comunque uno sviluppo della città che tenesse in debito conto, diciamo così, gli interessi dei cittadini, interessi concreti, la possibilità di muoversi, le scelte, il fatto di avere un centro sanitario vicino, cosa che prima bisognava invece fare chilometri per andare a fare. Cioè, abbiamo dato una serie di risposte che possono anche non essere condivise, ma sicuramente vanno esclusivamente all'interesse della città. Ok, grazie assessore.